pensavo che Termoli fosse un'isola felice, ma ci stiamo lavorando, continueremo a cambiare questa città perché noi abbiamo bisogno di questo spazio culturale. Mettiamo a disposizione tutte le nostre forze. Abbiamo altri progetti che dobbiamo sviluppare, come la scuola di recitazione, come il nostro spettacolo teatrale di Natale. Abbiamo tante cose. Questa di Antonio è veramente una bellissima iniziativa, è uno spettacolo teatrale molto bello. Purtroppo non si fa tanto, si fa a capo basso e noi mettiamo a disposizione questo pubblico gratuito per chi volesse partecipare a questo spettacolo. Sì, siamo partiti praticamente un anno fa a fare una grandissima ricerca grazie al progetto europeo AIDA. Abbiamo visitato tutti i paesi Arbrecht del Basso Molise. Abbiamo portato in scena a luglio una versione ridotta di questo spettacolo e adesso il 17 novembre al Teatro Savoia alle ore 21 ci sarà la versione estesa della Gratitira, una storia al Brescia, uno spettacolo che parte dal ricordo di un uomo su un pontile del porto di Brindisi e poi ripercorre la sua storia nel rapporto con sua madre, dei sogni, delle situazioni oniriche molto molto interessanti e suggestive. La Gratitira è una cosa che abbiamo scoperto ad Uri, è una pietra che esiste davvero e custodita da un signore che la tiene. È una pietra magica che secondo la loro tradizione potrebbe aiutare le donne in gravidanza, aiutare gravidanze difficili oppure chi non riesce ad avere bambini. Ed è una pietra lunare che nella loro credenza a questo potere, ma che per noi ci ha dato spunto per grandi riflessioni poetiche e suggestive. Siamo praticamente quasi tutti giovani, c'è stato un grande lavoro, è stato un grande percorso, abbiamo viaggiato sia in regione ma anche fuori regione per questo spettacolo e quindi si è creato un grande rapporto, però è uno spettacolo principalmente fatto da giovani, fatto da uomini ma anche da tantissime donne che compongono sia il cast che il cast tecnico. Il maestro Giuseppe Spino Moffa ha composto delle musiche ad hoc partendo dalle opere Arbrecht tradizionali con cinque musicisti incredibili e quindi ci sarà anche la colonna sonora dello spettacolo dal vivo, suonata dal vivo da questi strumenti.